Salve a tutti ragazzi, ben ritornati a un altro episodio di Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire in collaborazione con Poketan.net e Federico 95 Ita. Oggi andiamo a prendere altre due megapietre. Megapietre con la P. Le uniche due megapietre con la P sono la Pidgeotite e la Pinsirite. Partiamo subito dalla prima, la Pidgeotite. Dobbiamo essere qui a Mentania e parlare con questa ragazzina, che ci dirà: il nostro rum ci si è perso, l'ho perso di vista vicino al cartello, dove sarà finito? Andiamo subito a vedere. Quindi ha detto vicino al cartello, no? Mentania. Oh, eccolo qui. Ciao, Slumish. E facendo così tornerà dalla ragazzina. Lei, in cambio, ci regalerà uno strumento, il sasso suggestivo. No, ovviamente non è ancora la mega pietra, no? Per questo, noi adesso dobbiamo prendere un Pokémon che abbia volo, o l'ipervolo, e dirigerci qua, a Ferruggipoli. Dovremmo andare a parlare con una persona in particolare. Ok, eccoci arrivati. Andiamo subito a vedere. Prendiamo la bicicletta e andiamo. Dobbiamo entrare qui alla Devon S.P.A. Andare al secondo piano dove c'è il padre di Rocco, perché comunque questo strumento è importante, dato che comunque il sasso suggestivo è stato messo dentro la tasca degli strumenti base, quindi avremmo comunque dovuto pensare subito che era qualcosa riguardante al signor Petri. Ecco qua. Guarda, guarda, sbaglio quel sasso suggestivo che con te è una Pidgeotite? Ed ecco fatto, abbiamo ottenuto la Pidgeotite. Se con te è una mega pietra vuol dire che non sei una persona qualsiasi. Grazie. Ok, è stato facile, no? E ora andiamo a prendere anche l'ultima mega pietra con la P, la Pinsirite. La Pinsirite è un po' come l'Eracrossite, abbastanza noiosa da trovare, perché dovremo andare nel percorso 124. Attenzione, per andarla a prendere vi serviranno sia Surf che Sub. Quindi andiamoci subito. Il percorso 124 è quello subito adiacente, se non sbaglio, a Porto Alghepoli. Vediamo. Sì, percorso 124. Ok. Diciamo che non è difficilissimo da trovare, solamente è palloso, un po' palloso, sì, abbastanza palloso, ho già detto palloso, bene, ok, borsa, prendiamo subito un bel repellente, no, ho sbagliato di nuovo zona, dove siete finiti? Repellenti, eccolo qua, bene, ora andiamo. Dirigiamoci, come vi ho detto, al percorso 124, che è di qua, e dobbiamo utilizzare Surf, andare dritti verso questo punto qua. Ok, ora, se non sbaglio, devo stare attenti perché non mi ricordo chi ho sfidato e chi no, dobbiamo andare e seguire questa direzione di qui, sì, dove troveremo quella coppietta lì. Quindi passo dietro, non sa mai, e arrivare fino a questo punto dove c'è da utilizzare Sub. Utilizziamolo, perché dovremo arrivare in una specie di isoletta dove lì ci sarà la mega pietra. Allora, superiamo questo punto acquoso, dobbiamo risalire subito in questo punto, così facendo ci ritroveremo in superficie, in questo piccolo spazietto dove ci saranno due cose: una Pokéball con un coccio blu e qui la mega pietra, la Pinsirite. Quindi ragazzi, abbiamo trovato anche queste altre mega pietre. Noi ci rivediamo ai prossimi episodi, gli ultimi due episodi per le mega pietre, dopodiché avrò finito. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Ci rivediamo alla prossima parte. Un saluto a Teo e ciao ciao.